questi anni c'è stata una sinergia da parte di tutte le istituzioni, quelle pubbliche, quelle private, per riuscire a mettere in sicurezza la Basilica Superiore e accogliere con dignità tutti quelli che vengono per onorare la Madonna e per passare giorni sereni nel luogo più bello del nostro Biellese. Risaliamo a circa 4 anni fa. Eravamo sul piazzale con Sua Eccellenza Gabriele Mana e davanti alla chiesa ci siamo detti che qualcosa dovevamo fare per completare la Basilica Superiore, anche per sfatare questo famoso detto che tanto in voga nel Biellese, che l'età è la chiesa d'Europa che l'è mai finita. Mi sono detto, qui dobbiamo creare una cordata. E mi sono presentato attorno a certi tavoli. Innanzitutto ho chiesto l'aiuto delle fondazioni del nostro territorio. San Paolo, CRT, Vercelli, Cariplo. Con loro abbiamo creato un tavolo con la Regione Piemonte e siamo stati bravi a convincere questi finanziatori della necessità della Basilica Superiore. L'incoronazione della Madonna di Europa. Un momento straordinario che avviene ogni 100 anni e che io avrò l'onore di vivere con la mia regione, con i miei assessori, con i miei consiglieri regionali. Noi abbiamo stanziato 1.600.000 euro proprio per realizzare quegli interventi strutturali perché Europa possa accogliere al meglio tanti pellegrini. Perché la Madonna di Europa è la Madonna di tutti. Il Santuario di Europa ogni anno è meta di pellegrinaggi, è meta di visite, sono migliaia le persone che passano ad Europa. Proprio in attesa dell'incoronazione, lo sforzo per poter riaprire la Basilica ha comportato questo mettersi insieme, questa coesione. E allora vorrei anche dire il mio grazie personale a quante persone stanno lavorando proprio in questo ambito, che riflette quella che è la vocazione di Europa, di essere santuario amato e visitato, ben voluto da tutta quanta la popolazione biellese. È bello che sia passato questo messaggio che Europa non è solo biellese, ma Europa è sentita da molte parti del territorio, non solo piemontese, ma anche nazionale. È incredibile come quando comunichiamo i nostri valori, il nostro saper fare, poi abbiamo grandi apprezzamenti. Siamo una comunità seria che l'ha dimostrato in tutta la sua storia e quando esce, quando comunica i suoi valori, è fantastico il ritorno che ha. E UNESCO ne è stata la grande riprova. La gente di Biella fa la differenza e noi a Biella abbiamo persone creative, abbiamo persone volenterose e di ingegno e per questo il riconoscimento UNESCO credo che davvero sia la miglior gratificazione che ci porterà non soltanto grande prestigio ma ci porterà anche dei ritorni economici importanti per la nostra regione. Sicuramente in questa operazione, in questa bellissima storia, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Biella, che io mi onoro di presiedere, ha avuto oggettivamente un ruolo molto molto importante, sia per quanto riguarda Europa, sia per quanto riguarda l'UNESCO. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Biella vuole essere parte attiva e di aiuto al bene del nostro territorio. Ed è proprio nell'ottica di questo coinvolgimento del territorio che va a inserirsi quindi la nostra decisione di partecipare a questo restauro, che rientra anche in quella che è la cosiddetta responsabilità sociale d'impresa. E che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi le aziende non vengono valutate solo per l'ultima riga del conto economico, utile o perdita, ma vengono valutate anche per quanto riescono a dare di positività e di contributo tangibile a quello che è il territorio nel quale lavorano tutti i giorni. La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ha aderito con entusiasmo e con convinzione al progetto di valorizzazione e di conservazione di uno dei luoghi di culto più importanti e più significativi della nostra regione. Quando alcuni anni or sono ci siamo resi conto che uno dei principali monumenti della religiosità piemontese, italiana ed europea, un luogo di attrazione turistica internazionale,
rischiava di non essere più agibile, ci siamo mossi. Abbiamo trovato risorse nel bilancio regionale, quelle che c'erano, e abbiamo soprattutto messo in moto il sistema delle fondazioni di origine bancaria. Il sistema Piemonte, nel caso del Santuario dell'Europa, ha davvero funzionato egregiamente. La Camera di Commercio di Viale Vercelli ha raccolto con grande entusiasmo l'iniziativa nata dal territorio per il restauro della Basilica in occasione del cinquecentenario dell'incoronazione della Vergine. La Camera di Commercio rappresenta tutto il mondo delle imprese a 360 gradi e questa iniziativa sarà senz'altro un volano anche per tutta l'economia del nostro territorio. Europa per noi è stata la salvezza durante l'epoca della Seconda Guerra Mondiale e ora Europa per noi è stato il ripartire dopo questo coronavirus. A Europa andiamo perché noi a Europa siamo accolti, da lei siamo amati e noi la amiamo. Anche l'Unione Industriale, quindi i suoi imprenditori, hanno subito aderito all'appello di ristrutturare la nuova Basilica di Europa, che sappiamo essere sempre stata un'opera incompiuta, e quindi anche in questa occasione Biella, il biellese, tutto il territorio ha dimostrato una coesione fantastica. Fondazione Cariplo, quando è stata sollecitata, io ero presidente, dal collega Franco Ferraris di Biella, di intervenire con un contributo per il recupero del Santuario di Europa, ha immediatamente accolto questa richiesta e ha partecipato a questa importante operazione di recupero di un patrimonio non solo religioso ma storico, artistico, che ha una dimensione e un interesse che va oltre al territorio nel quale il santuario è ubicato. Anche Alicanto Capital, come la maggior parte delle attività industriali e professionali presenti nel biellese, ha deciso di dare un piccolo contributo per il restauro della Basilica Nuova per prepararsi al festeggiamento del quinto centenario dell'incoronazione della Madonna Nera al Santuario di Europa. Le principali motivazioni che ci hanno spinto ad aderire a questa importante iniziativa sono sostanzialmente due. Un dovere istituzionale per una realtà come la nostra, che ha nel DNA Biella e il biellese e che destina una parte del proprio utile a scopi sociali. Un dovere istituzionale nei confronti della nostra diocesi per quello che riguarda tutti quei credenti e non credenti che verranno comunque nel biellese ad ammirare la nostra Madonna d'Europa. I vescovi italiani, attraverso i fondi dell'8 per 1000, sostengono e promuovono le attività delle diocesi, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di restauro e di consolidamento delle chiese, dei santuari, dei luoghi di culto, che sono particolarmente significativi non soltanto per la gente di quel luogo, ma per l'intera comunità nazionale. Ed è proprio il caso della Basilica di Europa. Questi interventi garantiscono la continuità, perché le migliaia di pellegrini che si recano ad Europa possono continuare ad avere un luogo che li possa accogliere e possano ritrovare un tempo di tranquillità, un tempo anche di espressione della loro fede nei confronti della Madonna Nera. Viverbanca vuole anche essere vicino da un punto di vista reale e sostanziale, facendo la propria parte per quelli che saranno i lavori di manutenzione straordinaria che permetteranno a tutti di visitare in piena sicurezza questo bellissimo monumento. Nell'ottobre 2017, su diretta sollecitazione della Presidenza della Giunta regionale del Piemonte, fu concordato un intervento comune delle maggiori fondazioni di origine bancaria del territorio. La Compagnia di San Paolo è intervenuta con interesse per il restauro della Basilica Superiore del Santuario di Europa. Il tema dei Sacri Monti è per noi un campo di intervento fondamentale per l'identità del patrimonio del santuario e per la sua valorizzazione. La Fondazione Cassa del Risparmio di Torino ha partecipato volentieri, assieme alle altre fondazioni del territorio e alla Regione Piemonte,
alle operazioni di recupero, di restauro, di rilancio del Santuario di Europa. È stato un movimento corale che ha mobilitato il territorio, le istituzioni, veramente in modo unico e in modo eccezionale. I santuari sono da sempre luoghi di confronto, di incontro e luoghi legati alla spiritualità di questo nostro territorio. E dopo tutto, mentre che si ristruttura la Basilica, si costruisce una compagnia di popolo, perché è un popolo all'opera per realizzare tutto questo. Mentre si mettono le pietre una sull'altra, si mettono le persone uno a fianco dell'altra. E allora si costruisce una nuova appartenenza, una nuova compagnia. E il nostro territorio ha bisogno di questa fraternità, di questa solidarietà, di ritrovare in Europa il nostro punto identitario. È una occasione unica, storica, per tutti noi.